equilibrio fra canna, coda, finale e mosca è il respiro delle nostre mani, della nostra mente e del nostro cuore. L'acqua che corre, ridisegnandosi centimetro dopo centimetro, con l'inarrestabile vita che lo abita, sono invece il respiro del fiume. Quando il ritmo, la forza e le note di questi due respiri sfiorano l'unisono, allora e solo allora ci investe un'incantevole e febbricitante sensazione di completezza. Il prima e il dopo sono quei meravigliosi affanni che ci dividono dal fiume.